del Tocatia, Piazza Erbe, Musica e Danze della Catalogna, che è l'ospite di questa edizione. Andiamo dunque a vedere che cosa succede con Mario Puliero. I suoni, la musica, la tradizione, il calore della Catalunya è arrivato qui in Piazza Erbe e tra poco Piazza dei Signori diventerà Plaza Catalunya, che sarà il centro di questa 13ª edizione del Tocatì, il Festival Internazionale dei Giochi in Strada, che sta già richiamando tantissima gente per uno dei primi momenti di questa manifestazione che è attesissima. Quello che state vedendo è il Castells, pensate, è patrimonio immateriale dell'umanità, è una delle tante tradizioni che la Catalogna, che è la regione che viene ospitata in questo 2015, porta in questa edizione. La cultura catalana, il Mediterraneo che arriva, la temperatura si alza in tutti i sensi, è una temperatura ludica, si giocherà tanto, si farà festa, si ballerà e penso che sarà un'edizione diversa da tutte le altre perché nuova cultura e nuovi giochi. Diciamo ai veronesi che guardano il telegiornale e dicono stasera dai usciamo, questa sera dove li manderesti, Beppe? Beh, nella notte catalana, piazza dei Signori si veste di Catalunya, di suoni, di ritmi e poi tutta la città si sta aprendo praticamente. E da domani si gioca con i giochi della Catalunya ma anche con i giochi della nostra tradizione, così? Assolutamente, sempre. Il Tocatì è un confronto di giochi, di tradizioni ludiche, quindi dalle varie regioni, dalla Sicilia all'Alto Adige avremo giochi tradizionali. E per la prima volta il Tocatì è riuscito a entrare addirittura tra le mura dell'Università di Verona perché è gemellato con la manifestazione Kids University che continuerà anche la settimana prossima. Vediamo. L'università apre le porte ai giovanissimi e solo per un giorno il prato del Polo Zanotto è diventato campo giochi per i ragazzi dagli 8 ai 13 anni che partecipano a Kids University nel gemellaggio con Tocatì. L'ospite di questa edizione è la Catalunya e allora via libera ai giochi popolari nati per spezzare la pesantezza del lavoro nei campi, esercizi di destrezza e concentrazione. È baseball o è bowling? Baseball secondo me. Hai mai giocato? Sì, ci ho giocato l'anno scorso. Ma pensi che la mamma in salotto te lo farebbe mettere? Sì. Sei sicuro? Chissà se è stato per movimentare la tesa sonnacchiosa delle giornate al pascolo che i pastori catalani si sono inventati questo lancio della ciabatta. Sembra innocuo, ma i colpi alla nuca sono un rischio professionale per i giocatori che nella città di Manresa si affrontano in un vero torneo all'interno del festival gemellato col Tocatì. I giochi, anche i giochi antichi, i giochi tradizionali, i giochi di tavola, sono un modo di fare collegamento tra realtà diverse, no? Abbiamo trovato il nostro incontro, punto d'incontro con Aga. Vedendo che però tra culture diverse, identità diverse, la voglia di stare insieme tramite il gioco è l'aspetto più importante per il divertimento. Dopo l'antenato del gioco dell'oca proveniente dall'Egitto e i giochi differenti promossi dall'USVENTI per insegnare ai bambini ad accettare le diversità, c'è spazio anche per la filosofia. Niente cattedre e banchi, però i bambini si esercitano a ragionare facendo domande. La conoscenza emerge da sola, come insegnava Socrate 2400 anni fa. L'idea della Kids University è che l'università apra le proprie porte, i propri spazi e si apra anche verso la città per meravigliarsi insieme della conoscenza, di diffondere anche tra i ragazzi più giovani e le loro famiglie il senso della meraviglia della conoscenza e del sapere.